ha estratto un coltellaccio da cucina sull'autobus della linea 10, prendendosela con un passeggero per quelli che un verbale di polizia definirebbe classicamente come futili motivi. Una scena da incubo per il malcapitato e i passeggeri che si trovavano gomito a gomito con i due, mentre la vettura della Trieste Trasporti imboccava la via San Giacomo in Monte. Avvertite le urla del passeggero, vittima dell'intimidazione e il brusio a bordo, l'autista ha immediatamente interrotto la marcia del mezzo alla fermata più vicina, allertando nel contempo la sala operativa. Il tempestivo intervento delle volanti ha permesso di stroncare sul nascere la tentata violenza. Quattro agenti sono saliti a bordo con le pistole in pugno, facendo immediatamente desistere dai propri propositi l'artefice del gesto, ammanettandolo sul posto e scortandolo immediatamente in questura. Una scena da telefilm del lunedì sera che ha lasciato di stucco un po' tutti, meno alcuni aficionados della linea stessa che in passato erano già venuti a contatto con l'uomo. Si tratta dello stesso personaggio che tempo fa salì su un autobus con una motosega, protagonista peraltro di altri episodi scenografici quanto potenzialmente cruenti proprio nella zona di San Giacomo. Spetta ora al PM di turno decidere della sua sorte, anche se questa volta, vista la pericolosità del gesto, sarà difficile che se la cavi senza almeno una notte al Coroneo.